Terzo contenuto. Cosa ci riserverà questa terza volta? Terza riflessione. Perché non sei un eroe? Eh già. Questa è l'altra faccia della medaglia, l'altro stereotipo. Sulla disabilità e sulle persone con disabilità. Esatto, perché sono tutti un po' speciali. Chissà perché, ma poi soprattutto, cosa hanno realmente di speciale? Oppure sono dei supereroi? Mi sono sempre chiesta quali superpoteri hanno. Questo perché un po' ci ridiamo su, però crediamo che anche su queste definizioni possa essere importante essere realisti. Sono delle persone. Certo. Come tutte le altre, non hanno dei superpoteri, hanno delle condizioni che li portano a differenziarsi da altre, ma senza essere elogiati come incredibili, supereroi e tanti altri aggettivi di questo tipo. La visione delle persone con disabilità come supereroi nasce un po' dal pensiero che siccome la disabilità è un limite, è un qualcosa che crea appunto una difficoltà, allora sia ancora più difficile raggiungere degli obiettivi. E dal punto di vista poi pratico può anche essere così, soprattutto perché viviamo in una società effettivamente non accogliente, non inclusiva. Però di base il considerare una persona con disabilità come un supereroe e magari farsi anche prendere dall'emozione, commuoversi per quello che una persona con disabilità può fare, sceglie di fare, nasconde in realtà dietro davvero un po' di abilismo. C'è questo concetto interessante che si chiama inspiration porn, che è stato coniato insomma da una comica disabile durante un TED Talk, e che ci spiega proprio questo. C'è questa sorta di quasi insomma è un atteggiamento un po' morboso verso le persone con disabilità, che ce le fa vedere come assolutamente speciali proprio in virtù della loro disabilità. Dobbiamo stare molto molto attenti a questa visione, a questo atteggiamento, perché davvero è abilismo benevolo, quindi significa che in realtà non stiamo considerando la persona con disabilità nella sua piena umanità e anche normalità, ma stiamo andando oltre, la stiamo vedendo proprio in virtù solo ed esclusivamente della sua disabilità, e questo assolutamente non va bene. Esatto, aggiungerei che colpisce sempre molto il nonostante, no? Nonostante sì, sia disabile, nonostante sia in difficoltà, nonostante, quindi come prima arriva prima la disabilità della persona. Sì, è vero, è vero. E spesso succede, forse perché sono anche contesti insomma più frequenti, succede anche nell'ambito sportivo, nel senso che quando ci sono le Paralimpiadi ad esempio, o quando si parla di sport e disabilità, noi forse lo vediamo anche da dentro, c'è sempre davvero il sottolineare che c'è una difficoltà, c'è una disabilità e nonostante tutto ci si diverte, si fa sport, c'è... Occhio a questi stereotipi. Tu Davide, cosa ne pensi di questi traguardi raggiunti?